Con l'avvicinarsi dell'estate si torna a parlare dei tatuaggi semipermanenti, una moda che conquista tanti giovani e meno giovani che non si sentono pronti al grande passo del tatuaggio indelebile. Ma bisogna fare attenzione, perché tutti i disegni cutanei possono comportare rischi per la salute. Ne abbiamo parlato con un tatuatore esperto e con un ragazzo che sta per ripetere l'esperienza del tatu. I tatuaggi semipermanenti sono una bufala, perché il tatuaggio fatto sul sopracciglio o fatto sulle labbra è l'equivalente di fare un tatuaggio sulla pelle. I tatuatori coscienziosi fanno sempre eseguire tutti i test dermatologici per prevenire le allergie. Ma se il tatuaggio lascia insoddisfatti, come si fa a toglierlo? Per toglierlo ci sono anche lì una marea di bufale. Ci sono quelli che dicono si fa col laser, ma che tipo di laser si usa? Attualmente c'è a Torino e a Roma c'è un professore che ti ho contattato e lui riesce ha comprato un laser che riesce in poche parole a diluire il tatuaggio dentro il stesso corpo. Oltre agli scontenti poi c'è chi proprio si pente di essersi tatuato. Il pentito del tatuaggio non è uno che si deve tatuare, è uno che deve stare a guardare la televisione e non uscire di casa. Non ti puoi fare un tatuaggio e pentirtene. Sono venuto per tatuarmi. È la prima volta? La seconda. Che tatuaggio hai? Ho fatto un toro sul petto che non è per la fede calcistica ma per la fede rugbistica, perché ho giocato 13 anni nel Torino rugby. Questo ragazzo non si pente dei suoi tatuaggi? No, non mi sono pentito, sono contento, l'ho fatto più di un anno fa e l'ho fatto qua e ho seguito le sue istruzioni, mi è guarito subito e ha subito, non ha fatto le cross e non mi sono pentito, va benissimo.